Allora, questa sera affrontiamo un argomento, come dire, di grande interesse, il discorso robot, robotica, e soprattutto dobbiamo capire fino a che punto ci sono amici o quando ci diventano nemici. Bisogna fare un passo indietro prima di affrontare il discorso robot e parlare di web 3.0, quindi di internet delle cose, e soprattutto bisogna amalgamare il tutto con l'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che è il vero motore che sta nei software e nella programmazione dei robot. Le conclusioni che tireremo sono: il robot, quando diventa quello che si chiama co-bo, cioè robot collaborativo, è un grande amico. È grande amico e aiuta l'uomo in quelle che sono le attività ripetitive. Quindi, se devo montare 1000 schede, facciamolo fare al robot. Una volta che l'ho programmato, il braccio meccanico è stato pilotato, lui da solo compierà le operazioni meglio di me, in sicurezza, e tutto sommato evita che io faccia la stessa cosa 1000 volte. Il robot diventa, ahimè, nemico quando soprattutto quelli umanoidi diventano degli oggetti da guerra, degli oggetti che colpiscono, degli oggetti che tutto sommato vanno a far male. Qui incominciamo a entrare nel campo delle guerre, come dire, galattiche, cioè guerre combattute, come ahimè sta già succedendo su qualche campo di battaglia, da automi. A questo punto l'automa è pilotato dall'uomo. Se l'uomo è fuori di testa, l'automa compirà delle operazioni che sono fuori di testa. Questo è quello che va evitato, assolutamente.